Buonasera Marco, tanto rammarico per questo pareggio per un Avellino che era stato molto molto bravo a ribaltarla, a dominare praticamente il secondo. Tantissimo rammarico, sembrava un déjà vu della partita con la US Army. Dispiace perché siamo partiti male, non bene, siamo andati sotto sul primo contropiede, però un minuto prima Ricciardi potevamo già andare in vantaggio, poi siamo andati in svantaggio sul primo contropiede che abbiamo avuto. Primo tempo non all'altezza dell'Avellino, però il secondo tempo siamo scesi in campo con la voglia di ribaltarla. L'abbiamo ribaltata e poi 90 e passa, abbiamo la punizione e prendiamo gol. È una mazzata, però dobbiamo guardare avanti. È un momento che non gira nulla, Marco, purtroppo tu lo sai benissimo, hai grande esperienza. Ci sono dei momenti, diceva mister Pazienza, dove tutto va bene e momenti come questi, molto complicati, dove bisogna reagire e lavorare. Sì, bisogna reagire perché guardarsi indietro non serve a niente. Lo so che è una situazione brutta, una situazione amara, la società, una situazione che la tifoseria non vorrebbe, ma nemmeno noi in primis vorremmo, perché tutti vorremmo stare su. Dobbiamo guardare avanti, che se guardiamo indietro ci facciamo solo del male, perché non possiamo tornare più indietro. Quindi sembrano frasi fatte, ma bisogna lavorare. Dobbiamo lavorare e guardare avanti. Non per infierire, non per guardare il primo posto, perché c'è un secondo posto da conquistare. Penso che la USA aveva pareggiato in casa anche con il Brindisi, penultima in classifica. Comunque, questa contestazione, questa mini contestazione, perché dura praticamente da due turni, dei tifosi biancoverdi, inaspettata per tutti, però immagino che possa fare abbastanza male. Sì, fa male, sì, perché questa è una piazza esigente. Sappiamo che è una piazza esigente, che vorrebbe vincere tutte le partite, ma anche noi penso vorremmo vincere tutte le partite. Speriamo di ritornare, come ho detto prima, come eravamo prima, un corpo solo. Adesso è un momento di difficoltà, lo so che è difficile starci vicino, però spero che ritorniamo a essere come eravamo prima, un corpo solo. Senti, voglio chiederti, visto che c'è tanto chiacchiericcio anche sui social, anche l'opportunità, tu che sei uno dei leader di questo spogliatoio, di chiarire insomma l'unità e la coesione di questo gruppo che abbiamo visto in occasione delle esultanze, sui gol tutti abbracciati, tutti insieme. Insomma, certo, quando si perde se ne dicono di tutti i colori, quindi non dobbiamo pensare a nulla, però dobbiamo pensare a vincere le partite. Inizia a vincere le partite, tanti argomenti non escono fuori, tante cose che inventano non escono fuori, quindi dobbiamo pensare a vincere le partite. Se vinci le partite, tante cose ne escono fuori. Lunedì arriva la Casertana, è un derby ed è un big match al partenio. Certo, arriva la Casertana, però non voglio dire nulla, ok? Ok.